Dal prossimo fine settimana, ovvero dal 16 al 19 di agosto, torna nel quartiere di Bellocchi di Fano la 16ª edizione del Paese dei Balocchi, una delle manifestazioni più sentite ed importanti sia a livello locale che a livello regionale, grazie ai diversi mix che la manifestazione offre ai bambini e alla famiglia, ovvero gioco, divertimento, sorrisi ed anche diversi spunti di riflessione. Tema di quest'anno, le buone nuove, ovvero quelle notizie che solitamente non si guadagnano le prime pagine dei giornali, ma che meritano di essere raccontate con la giusta enfasi. Un programma ricco di iniziative per l'edizione di quest'anno, consultabile sul sito bellocchi.org. Tante le novità. Oltre alla balena e alla casa di Geppetto, quest'anno la partecipazione in persona di Pinocchio e la casa della fata turchina. Quest'anno c'è la grande invenzione della casa della fata turchina, che è veramente uno spazio molto bello e anche dedicato ai bambini, dove la fata turchina aspetterà i bambini in questa grande casa che ha un fronte di 8 metri e dove la fata da sopra saluterà i bambini per farli venire all'interno della casa. Oltre a questo, ci sono come sempre spettacoli, laboratori, giochi, tanta musica, abbiamo dei concerti molto importanti, molto belli, significativi tante altre attività come ormai tutti riconoscono nel Paese dei Balocchi. E per finire lunedì avremo anche Andrea Balestri, che è il Pinocchio di Comencini, che verrà a raccontarci la sua storia con i grandi fuochi finali dedicati proprio a Pinocchio. La fascia da sindaco della manifestazione quest'anno andrà ad un collettivo dal nome Quid, ovvero un progetto veronese che dal 2013 dà vita ai tessuti e alle persone, realizzando capi pregiati con materiali di scarto di altre aziende e dà lavoro ad oltre 100 persone provenienti per lo più da un percorso di fragilità fisica e psichica. Da una semplice festa per bambini, il Paese dei Balocchi si conferma una fonte di promozione per la città, grazie ai diversi turisti che decidono di trascorrere le vacanze nella Città della Fortuna proprio per poter partecipare a questa manifestazione dedicata ai più piccoli. Per una settimana, quella di agosto, che vede Parco Bambini del Mondo di Bellocchi veramente pieno, ma che vede risplendere anche il nome di Fano a livello italiano come città adatta ai bambini e delle bambine con un progetto che gli dà veramente valore.